Avete presente quel menù di Natale che vorrebbero tutti fare, pratico, buono e scenografico? Ecco, in questo video vi proponiamo proprio questo, 5 portate, una meglio dell'altra. È quasi una tradizione, non sono nella mia cucina, facciamo subito entrare il padrone di casa. Ciao Davide, vai, oramai conosci bene la cucina, vedo che ti senti a tuo agio, la conosci bene. Ambientato al 100%. Allora, bellissimo così, dai. Ti va di dire un po', cioè, dai un input legato al menù, cioè, spiega sostanzialmente che tipo di menù di Natale abbiamo fatto assieme. Ma direi, la cosa bella è che come ogni menù di Natale, in questo menù c'è la tradizione, quindi i piatti tradizionali, sì. Però sono tutti rivisitati con uno stile più moderno e ci sono anche degli ingredienti accattivanti, possiamo esatto. dire. Quindi io ti lascerei, vado via e torno per raccontare il dolce, ti lascerei raccontare, presentare il primo drink. Assolutamente. Perfetto, grazie Luca. Allora, iniziamo subito che così siamo belli incisivi, asciughiamo un po' tutti, insomma, il video deve durare una certa, non troppo. Allora, cocktail che facciamo assieme, spritz natalizio. Quindi la base è la classica dello spritz, però in aggiunta succo di mirtillo rosso e spremuta fresca di arancia. Si sente una nota un pochino più fruttata rispetto al classico spritz, una bomba. Allora, tagliamo le arance perché dobbiamo ottenere una spremuta fresca. A parte che alcune, come potete vedere, le tagliamo a fettine che ci servono per la decorazione. Quindi, spremuta di arance che teniamo da parte, riempiamo i bicchieri con il ghiaccio, insomma i cubetti di ghiaccio. Io ho usato i bicchieri bassi, mi piacciono di più per questo cocktail. Succo di mirtillo rosso, spremuta d'arancia, Aperol, spumante o prosecco e terminiamo con un goccino di acqua gasata, serve sempre quella. Poi miscelata veloce e decorazione con appunto arance a fette, cranberries o ribes e del rosmarino che richiama l'abete. Andiamo con l'antipasto. Mi sono ispirato sicuramente, direi, al nord Europa, no? Abbiamo il burro, abbiamo il salmone, in questo caso burro montato, quindi ancora più sofisticato, anche se in realtà a prepararlo ci si impiega un attimo. Poi il salmone non è quello affumicato che conosciamo tutti, ma è marinato a secco. Fidatevi che anche questo è veramente facilissimo da fare. Il pane in questo caso è quello di segale che ho preparato nel video precedente, quindi basta che voi andiate nel video appunto prima di questo e lo potete vedere, proprio tutta la ricetta completa. Come contorno, cioè come insomma insalata d'accompagnamento, anche un pochino per sgrassare, no, questi elementi che troviamo invece nel panino, misticanza, chicchi di melograno e del finocchio crudo tagliato sottile. Ci presentiamo con il salmone, il filetto di salmone. Questo qua è un salmone abbattuto, oppure basta che lo congeliate voi per 48 ore. Mi raccomando, quando lo scongelate in frigorifero. Come potete notare, adesso c'è l'attimo di esposizione di prodotti Bennett, ma perché questo video è in collaborazione con loro e appunto questi prodotti li utilizzeremo per fare il super menu che state vedendo. Quindi abbiamo detto sale e zucchero nella ciotola. Come vedete è molto, ma tranquilli che il salmone non risulterà né salato né dolce, cioè risulterà buonissimo appunto. In una teglia, in una pirofila, insomma, mettiamo uno piccolo strato di sale e zucchero mescolati assieme, il salmone, ancora sale e zucchero sopra e poi lasciamo marinare per tipo 3-4 ore in frigorifero. Quando sarà pronto noterete che le carni si saranno un pochino asciugate, saranno più compatte, basterà sciacquarle sotto l'acqua corrente, tamponarle, poi possiamo conservarle in frigorifero fino a quando sarà ora di affettare appunto il salmone. Melograno, rimuovo i chicchi con questa operazione praticissima, battendo il melograno con un cucchiaio di legno, escono facilmente. Finocchio pelato e tagliato sottilmente e poi i panini, che questi panini, raga, dovete assolutamente farli perché sono facilissimi, ok? Si fanno in due step, lo vedete nel video precedente a questo, basta che cerchiate pane di segale altrimenti su YouTube e escono dei panini soffici che si mantengono soffici per giorni, potete farli anche in anticipo. Li tostiamo, come avete potuto notare, perché ci facciamo un crostone. Qua adesso abbiamo il burro che abbiamo un pochino ammorbidito, sale, pepe, lo cominciamo a montare e poi aggiungiamo un goccino di olio, se potete, di canapa, che regala un gusto veramente meraviglioso assieme al salmone. Quindi affettiamo il salmone sul crostone, ci mettiamo questa bella cucchiaiata di burro montato, guardate quanto è spumoso, quanto è leggero il salmone affettato, la parte superiore del pane e poi in parte questa insalatina di misticanza, come abbiamo detto, il finocchio crudo, il melograno e poi completiamo con pepe, sale, succo di limone e un goccino di olio, via. Mamma mia, questo antipasto. Arriviamo invece al primo. Allora, la classica abbinata che si vede sui social sempre, quindi pistacchio burrata. In questo caso abbiamo una bella knel di gambero. Io sono sempre, cioè, pensavo quantomeno di proporre qualcosa di più originale, forse, però fidatevi che mangiando questi ravioli si percepisce tutta la loro delicatezza e anche il ripieno, cioè ha proprio questa cremosità che proprio ti esplode in bocca quasi quando li mangiate. Cioè, per me è una roba spettacolare. Poi il ripieno, visto che ci sono due o tre ingredienti
ingredienti da mescolare assieme, tra il resto c'è una nota agrumata molto interessante, si prepara velocissimamente e anche il raviolo in sé è facile da fare. Se avete poi la macchinetta, quella per fare la pasta fresca, insomma per stenderla, non ci impiegate tanto e avete un primo da ristorante. Farina bianca classica, mettiamo anche la semola di grano duro che dà tenacia alla nostra pasta all'uovo. Uova, un uovo per 100 g di farina, sale, metto anche un goccino di acqua perché fidatevi che serve l'acquina, per un attimino, no, renderla un pochino meno dura. Lasciamo riposare tipo 30 minuti neanche. Burrata, questa qua la stracciamo, cioè anzi sono tre le burrate, quindi le stracciamo. Ci mettiamo poca ricotta che amalgama ancora meglio il tutto, sale, pepe e la scorza di limone, quanto ci sta bene, assurda. Adesso stendiamo la pasta, ci aiutiamo come ho detto con la sfogliatrice, però potete usare anche il mattarello se siete bravi. Non è un'operazione difficile, magari i ravioli risulteranno un pochino più spessi, comunque saranno super buoni lo stesso, li cuocete un attimino di più. Semola di grano duro per facilitarci nel momento della stesura e come sempre partiamo dallo spessore più alto fino ad arrivare a quello più sottile. Fatte le nostre sfoglie, quelle che non facciamo subito le copriamo con un canovaccio inumidito in modo tale che non si secchino e quindi iniziamo con la prima sfoglia. Una bella spennellata di acqua, io uso il semplice cucchiaio, distribuiamo il ripieno in modo abbastanza regolare, spennellata di acqua che serve per far aderire la sfoglia che ci mettiamo sopra e poi stando attenti a togliere le bolle d'aria formiamo i nostri ravioli con l'aiuto della rotellina, no? Magari il primo, ok, oddio faccio fatica, invece poi guardate sarete dei fulmini a farli, vedrete. E se ci mettete la carta forno poi sarà ancora più facile staccarli, perché basterà tuffarla direttamente nell'acqua assieme ai ravioli e si staccheranno i ravioli a contatto con l'acqua. I gamberoni, che possono essere questi oppure addirittura i gamberi rossi se volete fare una cosa più raffinata, basterà togliere il carapace, ovviamente ragazzi l'intestino mi raccomando, poi gli diamo una veloce sciacquata e li tamponiamo e li tagliamo a tartare che sarà condita con sale, olio e pepe. Per fare il pesto di pistacchi ho usato i pistacchi, in realtà quelli già salati e tostati, ci stanno, vi dico la verità, anzi spicchiettino di aglio, poco, goccino di olio, frulliamo il tutto, un goccio di acqua, a questo punto un po' di parmigiano ma poco e il pesto è fatto, sarà spettacolare. Cuociamo i ravioli in acqua bollente salata per tipo 4-5 minuti e poi li mantechiamo direttamente in padella con questo pesto meraviglioso. Completiamo con una bella knel sopra di tartare di gamberone, granella di pistacchi anche, già che ci siamo, sì. Adesso abbiamo il secondo bello importante, una bella teglia con il cappone intero che poi serviamo direttamente al tavolo. Note agrumate molto spiccate perché è un cappone agli agrumi con delle fette di bergamotto e delle fette di arancia caramellate, erbe fresche. La cosa che io adoro di questo secondo è che è molto molto succulento, cioè è cotto veramente bene. Vi spiegherò anche nel video proprio come cuocerlo a puntino per avere una soddisfazione incredibile quando lo mangiate. Questo è proprio il secondo delle feste, guardate che spettacolo di ingredienti. Poi rimuoviamo le poche piume che sono rimaste sul cappone, anche con l'aiuto di un accendino volendo. E a questo punto una sciacquata veloce, sale un po' dappertutto, anche ovviamente nella parte interna, pepe, timo, rosmarino, fettine di arancia e poi lo mettiamo su una teglia che così siamo più pratici. Io internamente il cappone l'ho già fatto pulire nel reparto macelleria. Prepariamo il sugo agli agrumi, quindi spremuta d'arancia che versiamo ovviamente sulla carne, poi vino bianco, burro, ma questo servirà per spennellare il nostro cappone e renderlo ancora più dorato assieme allo sciroppo d'acero. È pazzesco questa miscela di burro e sciroppo d'acero, sarà veramente un qualcosa in più che renderà ancora più speciale il vostro cappone. Aglio, ancora rosmarino volendo e bacche di ginepro. Forno già caldo, 180 gradi per circa un paio d'ore se il vostro cappone pesa circa 2,5 kg, altrimenti un pochino di più o un pochino di meno. In ogni caso se avete il termometro è il top perché la temperatura interna deve essere di circa 78 gradi. Fettine di bergamotto e di arancia caramellate nel burro direttamente, quindi basterà metterle nel burro così e farle un pochino arrostire. Queste ci serviranno per arricchire ancora di più il sugo e renderlo più aromatico. A proposito di sugo, mi raccomando, man mano che cuoce diamogli una girata oppure comunque irroriamolo di sugo, di salsa, aiuterà a renderlo più saporito e più morbido. Scalogno tagliato in pezzi che arricchirà la carne, arricchirà il fondo, lo renderà più profumato, poi gli agrumi e andiamo avanti a cuocerlo. E tutto questo lo aggiungiamo negli ultimi 30 minuti di cottura, quindi dopo un'ora e mezza che ha già cotto. E quindi questo è il risultato. Mi raccomando, portatelo intero a tavola perché fa la sua figura. E se
se volete una salsa leggermente più densa, potete addensarla con una miscela fatta di maizena e acqua fredda. Siamo arrivati al dolce e ovviamente non mi posso occupare io di questo perché insomma è firmato proprio Luke Cake, quindi facciamolo entrare. Mi sposto subito qua che così Lu hai proprio il allora, dolce. Allora, ecco, per raccontare il dolce che abbiamo pensato, il momento più dolce del menù. Io vado intanto. Ah, ok. Vai. Mi lasci gli onori. Allora, per questo dolce ho pensato a una crostata morbida red velvet, quindi un impasto soffice, umido, che si scioglie in bocca, non ha neanche bisogno di essere bagnato, di colore rosso, quindi fa subito Natale, e ho farcito con il classico e tipico frosting della red velvet, quindi a base di formaggio spalmabile, mascarpone, panna, quindi rimane sofficissimo e cremoso, e ovviamente decorato con frutti rossi, sempre per dare questa nota rossa che fa subito Natale. Inizio a dedicarmi al latticello fatto in casa, yogurt, latte, succo di limone, tutto in una ciotola, mescolo con la frusta e lascio riposare per circa 20-30 minuti a temperatura ambiente. Ora ingredienti secchi, zucchero, pizzico di sale, farina 00, cacao amaro, bicarbonato che setaccio per togliere eventuali grumi e mescolo il tutto in una ciotola. Riprendo il latticello che ha riposato, verso l'olio di semi, l'albume, il colorante in gel e l'aceto di miele. Mescolo il tutto e verso gli ingredienti liquidi nella ciotola degli ingredienti solidi. Sbatto il tutto con una frusta a mano e sono pronto per andare a versare il ripieno nello stampo che vado a ungere e metto anche la carta da forno, in questo modo la potrò togliere con facilità. Siamo pronti per andare a infornare, quindi forno statico preriscaldato a circa 175 gradi per circa 28-30 minuti. Alla fase finale vado a fare la prova cottura con uno stuzzicadente, la sformo, la lascio un pochino raffreddare e vado a togliere il dolce dallo stampo quando sarà ancora tiepido, così si stacca con facilità e lo verso direttamente sul piatto della portata. Ora sono pronto per dedicarmi al frosting, quindi in una ciotola mascarpone, formaggio spalmabile, panna fresca, zucchero a velo e con le fruste elettriche inizia a montare il tutto. Mi raccomando, dobbiamo ottenere una consistenza ben montata, ma non eccessivamente, altrimenti i ciuffi non rimarranno ben lisci. Metto la crema nella sac à poche, io utilizzo bocchetta liscia e vado a coprire tutta la superficie, un ciuffo a fianco all'altro fino a coprire tutto quanto. Ora è il momento della decorazione, quindi frutti rossi, lamponi e ribes, creo così una corona al lato della superficie della torta e consiglio di lasciarla riposare un'ora in frigo prima di tagliarla e poi siamo pronti per portarla in tavola. Ragazzi, poi quando rifarete questa torta io vi aspetto sul mio profilo Instagram perché ho realizzato un video in cui riassumo tutti questi passaggi in un minuto. Ok, menù concluso, ovviamente abbiamo fatto anche il dolce. Per me è stato bellissimo ospitarti anche questa volta qua e preparare tutti questi piatti qua assieme. Grazie Lu, anche per me stessa cosa. Speriamo a questo punto che apprezzino tutto quello che abbiamo fatto, certo, perché sono stati giorni, insomma, comunque dove abbiamo lavorato, ci siamo dedicati a un bel po' anche di cose. Divertiti, dobbiamo sì, dire. Sì, beh, ovviamente. E allora, che dire, aspettiamo ovviamente i commenti, certo, feedback. Le foto di quello che andrete a preparare di questo menù. Vabbè, sui profili Instagram comunque trovate sia sul mio che su quello di Luca, trovate anche altre idee legate al Natale naturalmente. E poi qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul mio blog, ma sappiate che sul blog di Luca invece insomma ci sarà sul mio il link per portarvi direttamente all'articolo tuo sul tuo blog, esatto, dove ci sarà tutti i dettagli per preparare il dolce, il dolce, esatto, sui tuoi canali il menù completo. Prima di salutare però Davide, tieni qua. Ah, grazie, che veramente guarda, l'avrei già assaggiato prima. Ok, che avevamo qua il bicchiere, però quasi un altro rabocco ci può stare. Buon Natale ragazzi e buone feste a tutti. Ciao, ci vediamo presto.